Questo video lo voglio fare per mettere un po' di chiarezza. Userò veramente delle... sarà quasi un gioco per me, quasi divertente, perché vado a cercare di spiegare, per fartelo rimanere in testa, quali sono tutte le formule, tutte le conversioni da pollici a piedi, tutti quei numeri, tutte quelle formule, tutti quei dati che utilizziamo in nautica per far capire le distanze e le profondità. Cominciamo col primo, un piede. Un piede sono 30 centimetri. Ti garantisco che è più facile ricordarlo di quanto pensi. Un piede che cos'è? È un piede. Se io prendo il metro, qua, ok, 30 centimetri sono così. Andiamo abbondanti, 30, 48 e 30 così, ok? Preso quindi questo metro da, e diciamo l'indicazione è 30 centimetri, ok? Questo, tengo il dito qua. Se noi andiamo a misurare un piede, adesso io... ovviamente c'è un 42-43, ma ci siamo, ok? Quindi ricordiamoci una cosa, gli americani hanno una lingua molto più semplice della nostra, perché con pochi termini si spiegano tante cose. In più anche i sistemi di misura usano lo stesso concetto, facile da ricordare. Un piede quanto misura? Circa 30 centimetri un piede di uomo. Ricordiamoci poi dopo che gli americani sono tutti più grossi di me di sicuro, quindi loro avranno un 44 e sarà 30 centimetri. Quindi un piede 30,48 centimetri, quindi un metro sono tre piedi, 30, 60, 90, 91 e 50, arrotondiamo, se vediamo che un ecoscandaglio, che è quello strumento in barca che serve per vedere la profondità, mi dice ci sono 30 piedi, non faccio altro che dividere per 3 e saprò che ci sono 10 metri, perché ogni tre piedi corrisponde a un metro. Altra misura da imparare, comunque ti viene utile saperla, sono i pollici. Stesso discorso, americani, semplice da ricordare. Che misura sarà un pollice? Ragazzi, è un pollice. Allora io prendo sempre il mio metro, che è questo, ok? Vado a misurarlo in questo modo qua. Ci siamo? Questo qua all'inizio, questo alla fine, ok? È circa 2,5 centimetri, più o meno, si vede? Ok? Quindi è 2,5 centimetri circa, eccolo lì. Non ho le mani da fata. Però quello è, quindi quanto sarà un pollice? È un pollice. Di conseguenza questa misura, soprattutto quella dei pollici, ti serve per due cose in barca molto importanti. Una è l'elica, le misure del diametro, quindi la circonferenza dell'elica, ok? E la misura del passo, quindi la distanza che percorre su 360 gradi è misurata in pollici. Se vuoi sapere la conversione non fai altro che farti i tuoi calcoli. Per ricordarti quant'è, 2,5 centimetri, la misura del tuo pollice, se sei un uomo, se sei una donna abbonda. Un'altra misura, magari un po' meno usata, è il braccio. Stesso discorso, come sono gli americani, semplici, intuitivi al massimo. Un braccio quant'è? È un braccio. Per loro un braccio è un grosso abbraccio, non è un braccio, ma è un grosso abbraccio. Se io distendo così le mani di un adulto, magari un po' più alto di me, la misura che parte da una mano e arriva fino all'altra mano è di circa 1,80 m, è più o meno la stessa altezza che avrà l'uomo. Quindi quanto è un braccio? Ricordati non tanto il braccio, ricordati un grande abbraccio, ricordati di abbracciare la tua suocera magari, ok? L'abbracci tanto, le tue braccia sono questa misura qua. Come sistema di misura è utilizzato tutto, il braccio diciamo che come dato è usato molto meno, viene usato in modo specifico in marina, nella marina mercantile, anche oltre che quella militare. Diciamo che nel commercio, nel turismo ci limitiamo ai primi due sicuramente per quanto riguarda le piccole dimensioni. Un'altra misura molto importante da tenere presente è il miglio, quindi la distanza per le lunghe distanze. Viene misurata ad esempio per la distanza, sarebbero i nostri chilometri sostanzialmente per come li usiamo noi. Ovviamente la conversione è diversa perché un miglio sono 1852 metri, quindi un chilometro e 850 metri. Allora in questo caso gli americani, o meglio gli inglesi, hanno fatto un po', diciamo, hanno reso le cose un pochettino più difficili, nel senso che le miglia esistono sia un miglio stradale che un miglio nautico, sono due misure differenti. Il miglio stradale sono circa 1650 metri, 1680, e 1850, mentre invece il miglio nautico. La differenza poco ci riguarda, nel senso noi teniamo presente solamente il discorso del miglio nautico. In questo caso gli inglesi e gli americani non ci hanno sicuramente facilitato. Quindi quello che ci interessa è di fare le conversioni, tipo se abbiamo fatto 30 miglia, sappiamo, moltiplichiamo per 2 circa,
accorciamo un pochettino e più o meno abbiamo la misura, quindi 30 miglia sono circa 60 km fatti, 58, 56, ma diciamo che la misura importante nella nostra testa è che è circa il doppio, ok? Quindi un miglio è circa il doppio meno qualcosa, perché alla fin fine queste sono le cose che ci rimangono in testa e sono quelle le cose importanti da sapere, anche per sapere se un'isola si trova a X miglia di distanza, nella mia testa devo sapere più o meno quanti chilometri sono. Un'altra cosa molto importante da tenere presente è il fatto che non esistono le miglia nautiche orarie, ma va tutto misurato in base ai nodi, cioè la velocità, quindi il miglio all'ora viene misurato, nautico, viene misurato in nodi. C'è una bella storia, te la racconto anche perché è più facile poi da ricordare il perché esiste questa cosa. Per misurare la velocità delle barche, una volta i marinai, si parla di veramente centinaia di anni fa, avevano un rocchetto di una cima, praticamente una corda con vari nodi, sempre alla stessa distanza, e alla fine di questa cima, di questa corda, c'era un legnetto, veniva buttata in acqua e ogni 30 secondi, a seconda di quanti nodi cadevano dal rocchetto dalla maniglia, dal rocchetto proprio che avevano in mano, quella era la velocità misurata ogni 30 secondi, poi veniva fatto tutto il calcolo e automaticamente erano i nodi orari. Da lì è rimasta questa tradizione ed è stato convertito poi in distanza vera e propria, quindi il nodo, tornando a noi, non è altro che il miglio orario, quindi una barca che fa 20 nodi, cosa farà? Farà circa 40 all'ora meno qualcosa. Quindi il nodo serve per misurare la velocità, ma per misurare la distanza statica, quindi la distanza ferma, ok? Da qui a quel posto lì quanta distanza c'è, non si dice 20 nodi, ma si dice 20 miglia, ok? Quindi le miglia sono la distanza fisica, fissa, mentre invece il nodo è la velocità. Quindi con questa spiegazione velocissima, magari anche un po' sbragata se vogliamo, però ho cercato di spiegarti al meglio quello che è più facile da mantenere in testa e quelle misure che ti possono servire. Torniamo al discorso, i piedi, ricordiamoci il piede, circa 30 cm, il pollice, la misura di un uomo, del pollice di un uomo, che è circa 2,5 cm, ti serve anche per misurare lo schermo dei GPS, di tutta l'elettronica che hai a bordo. Quindi se hai un ecoscandaglio con uno schermo di questo genere qua, la diagonale sono i pollici di questo schermo. Se hai uno smartphone, che sia un iPhone, che sia un Android, quello che è, ok? Se tu prendi lo schermo e misuri i pollici in diagonale, vedrai che sarà esattamente la misura che è il tuo schermo, il tuo telefono. Il braccio, poco utilizzato, però giusto sapere che è un grandissimo braccio. Il miglio è la distanza da qui a là, difatti l'omino che guarda col cannocchiale per dirti da qua a là c'è la distanza, e il nodo è la velocità. Io con questo ho finito, spero di averti dato quantomeno una rinfrescata, se vogliamo, a tutte queste misure. Bene, quindi non mi resta che dirti che se questo video l'hai trovato interessante, condividilo, che così più persone sanno queste cose e meno persone me le chiedono, e quindi mi fai un grandissimo favore, a parte gli scherzi. Spero che ti sia stato utile, quindi alla fine, concludendo come al solito, buon vento e occhio sempre al meteo.